Devono morire per questo. Tutti quanti. È ora di combattere. Comprendo la tua rabbia, Lee, ma non puoi vincere una guerra. Basim, bene, tu ci servi. I mercenari hanno catturato dei ribelli e li hanno giustiziati nella piazza. E il tuo Rafik mi dice di nascondermi come un topo mentre i miei uomini muoiono. Dobbiamo almeno provvedere a riportare i morti alle famiglie. Temi sempre di affrontare quei diavoli, Vesci. Il mio unico timore è di diventare come loro. Qui ci deve essere sotto qualcosa. Il califfo non vuole una guerra. Questa è opera dell'ordine. Allora troverò i responsabili e li ammazzerò come dei cani. Sarà l'ordine a trovarti, invece. È probabile che stiano già cercando te e Beshi. Vi conoscono bene ormai. Basim, quanto a te... Ali, troverò i colpevoli e li ucciderò tutti quanti. Hai la mia parola. Basim ha ragione. Ci penserà lui. E quando i responsabili saranno morti, ti prenderai il merito. Molto bene. Per tutti sarò stato io. Ora tornerò a Jar Jaraya. Ma non attenderò a lungo. Ci incontreremo alla porta, Basim. E io mi assicurerò che le famiglie possano dare degna sepoltura ai corpi. Poteva andare molto peggio. Credete che questa sia opera dell'ordine? Sì. Come sai, Sharkiya è sotto il controllo di mercenari dell'Anatolia, pagati dal califfo, che a sua volta è un fantoccio dell'ordine. Secondo le mie spie, anche un comandante dei mercenari fa parte dell'ordine. Ditemi chi è, e lo troverò. Dobbiamo essere cauti. Sharkiya è sull'orlo del caos. I ribelli sono armati e sempre più numerosi. Potrebbero lanciare un attacco. Potrebbe scatenarsi una guerra in grado di minacciare persino Alamut. Che cosa consigliate, Fulad? Vai con Ali ed esplora Jar Jaraya. Trova qualcuno che sappia qualcosa. E Basim. Sii rapido. Stiamo rischiando grosso. Ali. Sei pronto? Dobbiamo andare. Andiamo. Dobbiamo andare a Jar Jaraya. Voi occulti siete strani. Mi portate armi che non volete farmi usare. Poi mi date il merito delle vostre vittorie. La guerra sarebbe un male, specialmente per voi. È la tua maestra a dirlo. Faltata! Non ti dà noia che le persone a cui obbedisci siano le stesse che dettano le regole a cui obbedire? Non vogliono controllarmi. Io sono libero e combatto per la libertà altrui. Non fai altro che il volere degli occulti. È uno strano tipo di libertà. Gli occulti sono la mia famiglia. Non ci sono contraddizioni. Se lo dici tu. Un tempo vivevo nelle strade e rispondevo solo a me stesso. Ma non ero libero. Ora che sono gli altri a dirti chi sei, ti senti più libero. Tu non puoi capire. Ti capisco meglio di te. Non è il momento. Se sei così libero, perché sei tanto combattuto? Che intendi dire? Non lo sono affatto. Nei tuoi pensieri leggo un conflitto con le tue emozioni. Per trovare la verità devi prima essere sincero con te stesso. Nessuno può leggere nei pensieri altrui. Normalmente no. Però guardami, io non ho padroni a cui obbedire né re. Voglio fare un giro prima che Beshi arrivi a Jar Jaraya con i corpi. Una buona idea. La gente di qui è già furiosa. E sarà ancora peggio dopo le sepolture. C'è una sala da tè qui, dove si parla molto. Potresti scoprire chi sta uccidendo i nostri uomini. E tu cosa farai? Mi occuperò di altre ricerche. Torna qui quando avrai scoperto qualcosa. A voi.
Per avere che cosa? Niente. Dannati schiavi. Li tratto bene, li pago bene, li nutro. Poi quelli spariscono e io resto senza lavoratori. Forse parlerà, se lo aiuto a riprendersi. Hai finito di bere. Basta, sto meglio. Rischioso ubriacarsi in una sala da tè. Potevano arrestarti. Ho avuto molte sventure di recente. Hai detto che i tuoi schiavi se ne sono andati. Ah sì? Non mi ricordo. Non sono fuggiti, sono scomparsi. Le persone non scompaiono. Queste sì. La notte scorsa due dei miei non sono tornati dai campi. Nessuno ha visto niente. Sono spariti nel nulla. Puff! Così hai pensato bene di ubriacarti in una sala da tè? Beh, sì. Oh, la mia testa. Senti, non dirlo a nessuno. Io devo andare a casa a dormire. Scusatemi ancora. Cosa dicevate di quegli schiavi? Vattene, ho detto. Vuoi forse che chiami le guardie? Voi avete certo gusti raffinati. Sono disposto a lasciarvi questo tè, ma vorrei mi concedeste un momento. Ti avevo... Un momento. Tè? Hai detto? D'accordo. Ma fa presto, non voglio che mi vedano parlare con te. Dicevate che alcuni schiavi Zange sono scomparsi. Non vedo come la cosa ti interessi, ma è così. Uno straniero, uno di quei ribelli, non lasciava in pace gli schiavi. Ha parlato con loro e quelli sono scomparsi. Senza dubbio è un conoscente di quel piantagrane di Ali ibn Muhammad. Non so altro. Ora vattene, prima che qualche pezzo grosso mi veda parlare con uno come te. Ehi, qui, da questa parte. Avete assistito a manifestazioni di solidarietà? Avete bisogno di qualcosa? Non qui. Ci sono troppe orecchie, se capite ciò che intendo. Certo, Saidi. Abbiamo dei tè assai pregiati nel retrobottega. Prego, da questa parte. Seguitemi. Siate naturali. Bene. Siamo al sicuro. Beh, qui non c'è nessuno. Che cosa volete? Chiedo scusa per la messa in scena, ma ci sono molti sguardi indiscreti. E questa furtività rende tutto emozionante. Ho visto la vostra fascia rossa e ho sentito degli schiavi scomparsi. Ne è sparito un altro da una fattoria qui vicino. E voi come lo sapete? Sono amico della famiglia. Il marito era tra i giustiziati. Ora anche il figlio è scomparso. La madre non è più in sé dall'apprensione. Pensavo che voi poteste esserle d'aiuto. Ditemi dove si trova la fattoria. Poco a ovest di qui. Gli schiavi sono spesso diffidenti, ma se aiuterete quella donna, lo considererò un favore personale. Dovrei tornare da lì per riferirgli quanto ho scoperto. Non vuoi dirmi nulla, ma... Non dovremmo farlo. O ne ricaveremo solo altri guai. Guai peggiori delle esecuzioni. Hanno ammazzato i nostri fratelli. Come fai a non capire? Ali, che vuoi fare? Questo non è nei nostri accordi. Io faccio ciò che va fatto. Non mi serve il tuo permesso. Hai scoperto qualcosa? Gli schiavi scompaiono ovunque a Jarjaraya. L'ultimo da una fattoria qui vicino. Andrò a controllare e cercherò di saperne di più. Bene. Il nostro amico invece trascorre le mattinate al porto per incontrarsi con chi crediamo sia un informatore del califfo. Potresti trovare questo informatore e seguirlo. Forse scoprirai qualcosa. Nel frattempo io e Beshi faremo parlare il nostro amico. Questo è un errore, Ali! Lo vedremo. Dovrei cercare l'informatore e aiutare quella vedova a ritrovare il figlio. Niente note oggi. Sarà meglio che vada.
Manca poco. Manca poco a cosa? Farei bene a seguirlo, ma non devo farmi vedere. Ho trovato quel che mi interessava. Vediamo dove mi porterai. Ho nuove informazioni. Sono qui. Che cosa hai per me? Oltre a quel ragazzo schiavo di cui ti parlavo, qualcuno sta ficcando il naso a Jar Jar Aia, facendo domande. Ah, è sempre quell'agitatore che abbiamo già segnalato, Beshi. Questo è nuovo. Nessuno sembra sapere niente su di lui. Che ci facciamo qui allora? Io devo consegnare delle lettere al capo e tu mi fai perdere tempo. Torna quando avrai un nome. Questi due stavano raccogliendo informazioni per un certo Dowan bin Arslan. Devo trovare questo Dowan, ma prima dovrei pensare al figlio della vedova. Forse c'è un collegamento. Scusatemi. Chi siete voi? Cosa volete? Perdonatemi, non volevo spaventarvi. Il proprietario della sala da tè mi ha detto di voi. Forse posso aiutarvi. Non vedo come. Non vi conosco. Vi servono fiori per vostro marito. Anche io ho perso delle persone care senza poterle seppellire. Concedetemi l'onore di fare per voi ciò che non potei fare per i miei amici. Raccoglierò quei fiori. Mio marito mi coglieva sempre fiori di Santoreggia. Portatemene alcuni e li depositerò sulla sua tomba dopo la sepoltura, come ultimo dono. Sarà fatto. I fiori saranno qui intorno. Devo solo trovarli. Questi sembrano i fiori che mi servono. Sono fiori stupendi. I miei amici li avrebbero apprezzati. Eccovi i fiori. Vi sono vicino. Sono fiori così eleganti. Mio marito li amava. Vi ringrazio. C'è qualcosa che posso fare per voi? Voglio scoprire chi c'è dietro la scomparsa degli schiavi, qui a Jar Jar Aia. So che vostro figlio è tra loro. Sì, ho perso suo padre. Se perdessi anche lui, non potrei sopportarlo. Potete dirmi cosa stava facendo prima che scomparisse? Quando suo padre fu catturato, divenne molto inquieto. Iniziò a uscire di notte, finché non tornò più. Guarderò qui intorno. Forse troverò qualche indizio per capire l'accaduto. Un membro dei Taabin è vicino. Forse queste sono le orme del figlio. Ci sono diverse tracce qui. Le tracce conducono a quell'edificio. Devo trovare il modo di entrare. C'è poco olio. Ha lavorato fino a tardi. Una lettera. Parla di una fattoria vicina. Devo riferire alla madre cosa ho scoperto. Ho trovato una lettera di vostro figlio. Cercava gli uomini che hanno preso suo padre. Quello stupido! Parlava di una fattoria vicina. Sapete a che cosa potesse riferirsi? Oh no. La fattoria di Dowan è piena zeppa di mercenari. Se è andato lì, vi prego, trovate mio figlio. Se è ancora vivo, lo rimanderò da voi. Ve lo prometto. La fattoria di Dowan sarà sorvegliata. Prima dovrei pensare a un piano insieme a Dalì. Sei tornato finalmente. Che cosa hai fatto? Quello che dovevo. Sarebbe questa la tua famosa libertà? Io non seguo il tuo credo, né rispondo agli occulti.
Questo è il prezzo della guerra. Beshi non approverebbe. Beshi non guida questa ribellione. Lui fa la sua parte e io la mia. Ora basta. Che cosa hai scoperto? Gli schiavi sono stati catturati su ordine di un certo Dowan bin Arslan. Presto accadrà qualcosa di grosso. Ma non so cosa. Io sì. Quest'uomo ha detto che i miei uomini sono sotto interrogatorio e che poi verranno giustiziati alla villa. Ali, l'informatore ha fatto il nome di Beshi. Lo stanno cercando. Che ci provino. Libera i miei uomini. Io preparerò l'attacco alla villa. Poi ci incontreremo vicino alla fattoria. Ad aiutarci! Molte grazie, lode ad Allah! Credevamo di morire! Tiratemi fuori! Le macchine. Ali vi aspetta fuori dalla fattoria. Su, andate! Il figlio della vedova non c'è. Tua madre ti sta aspettando. Non posso ancora tornare. Hanno ucciso mio padre! Combatterò con gli altri! Sei coraggioso. Bene. Raggiungi Ali alla fattoria. Sono tutti liberi. Devo tornare da lì. Ci sono tutti? Dowan bin Arslan morirà presto. Aspettiamo solo te. Sono pronto. Andiamo. Vi hanno strappati alle vostre case quando eravate liberi. Per farvi morire nei loro campi come schiavi. Hanno massacrato i nostri fratelli a Sharkiya. E ora si sono presi altre vite. No! Ora basta! Vi ho promesso una nuova vita. Ho dato la mia parola. Sempre più uomini si uniscono a noi. Dal più umile al più potente. Allah è con noi. Siamo nel giusto. E giustizia sarà fatta. Allah è grande! Allah è grande! Allah è l'unico e il solo. E Allah è grande! Allah è l'unico e il solo! Allah è l'unico e il solo! L'unico giudizio spetta ad Allah! Non ci vorrà molto! Allora sai che sono la tua fine. Altri mi troveranno. La vostra rivolta morirà. Abbiamo vinto! Quei coranti fuggono! È proprio necessario. Mani appositi! Grazie. Quando si saprà della nostra vittoria, in molti si uniranno a noi. Dowan bin Arslan aveva degli ordini. Doveva fare rapporto ai superiori al circolo degli ufficiali di Sharkiya. Forse quei superiori hanno ordinato le esecuzioni. Ci sono dei nomi? Ci sono nomi in codice. Al-Ruh e Al-Aeshme. Solo l'ordine usa tali nomi. Vado a cercare informazioni al circolo. Buona fortuna. Io attenderò il ritorno di Beshi. Sta attento, Ali. Il califfo vi darà la caccia dopo questo attacco. Ci sono cose che dobbiamo affrontare se vogliamo essere liberi. Dovrei andare al circolo degli ufficiali di Sharkiya. Sono al circolo. Devo scoprire come entrare. Abbiamo preso il marito. Non è illegale prenderla come tua schiava. Ah, non guardarmi in quel modo.
Allacce a favorite, Jasur. Oppure tali benefici sono destinati solo al potente Al-Mardukhwar. Non pronunciare il suo nome, neanche qui. Temo lui più di chiunque altro. Sai com'è fatto? Se dovesse trovare delle macchie nel mio passato, dove fuggirei? Io non ho a disposizione le tue navi, Nadir. Forse in passato ti sei concesso alcune libertà, ma hai dimostrato la tua lealtà in più occasioni. Hai giustiziato quei ribelli. Svolgere quell'incarico richiedeva più crudeltà che ordinarlo. Forse è lui a doverti temere. Sento la tua voce, ma le tue parole sembrano suggerite da un demone. Non scherzare. Non voglio guai al suo ritorno. Un demone! È un complimento detto da te. È come ti ho detto. Siamo favoriti e non dobbiamo temere nulla. Dov'è Dowan? È in ritardo. Come al solito, amico mio, ti preoccupi troppo. Ed è per questo che tu sei solo Al-Ruh e io sono Al-Aishme. Chiedo scusa, generali. Dohan bin Aslan è stato ucciso e temiamo che ci sia un intruso. Dobbiamo portarvi in salvo. Sapevo che qualcosa non andava. Dohan non tarda mai. Quei due sono dell'ordine e servono un terzo uomo di nome Al-Mardukhwar. Ma ora mi serve una via d'uscita. Hai scatenato un vespaio. Ci sono mercenari ovunque, pronti a pungere. Questo spiega l'assenza di Beshi. Sta evitando i mercenari. Spero davvero ne sia valsa la pena. Ho scoperto due degli ufficiali che collaborano con l'ordine. E ce n'è un altro, il loro capo. Tre? Ecco perché l'ordine è tanto influente a Sharkiya. I primi due si fanno chiamare Al-Ruh e Al-Aishme. Il terzo lo chiamano Al-Mardukhwar. Usano nomi altisonanti, degni di marmocchi spocchiosi. Non scambiare la superbia dell'ordine per immaturità. C'è il loro potere dietro gli Abbasidi. Hai scoperto qualcosa che potrebbe identificarli? L'uomo di nome Al-Ruh è stato chiamato Jasur dal suo compagno. Ha un passato da nascondere e vive nella paura. Jasur, sì. Deve essere il generale arabo Jasur ibn Basil. Lo conosco. È un codardo che si prese il merito di vittorie sul campo conquistate da altri. Un passato che si è sforzato di nascondere. Jasur ha una villa a Kasr Saleh, verso ovest. Puoi andare a cercarlo lì. Il vero nome dell'uomo chiamato Al-Aishme è Nadir. Ha una flotta di navi e non è cauto come il suo compagno. Anzi, è arrogante. Nadir. Deve essere l'ammiraglio Nadir ibn Hawid, uno stolto borioso. Tiene più alle sue navi che ai suoi uomini. Ah, sì. L'ammiraglio. Borioso, forse, ma brillante. Ha costruito molte navi da guerra per il califfo. Quindi l'ordine è ora tanto influente da aver reclutato Nadir. Dovresti andare a cercarlo al porto basso, verso nord. Per quanto riguarda il capo, Al-Mardukhwar, so solo che non si trova a Sharkiya, ma dovrebbe tornare presto. Non mi dice niente. È la prima volta che sento questo nome. Se è il loro capo, ha ordinato la morte dei miei uomini. È lui che devi trovare. Sì, e anche per altre ragioni. Se vogliamo trovarlo, dobbiamo prima rintracciare gli altri due. Trova questo Al-Mardukhwar, Basim, come d'accordo. Io aspetterò Beshi. Ti sono grato per avermi aiutato a liberare i miei uomini. Ti prego, accetta questo conio. Troverò Jasur e Nadir e arriverò al loro capo. Ora saranno in allarme, protetti nelle loro fortezze. Forse sarà necessario stanarli. Sii cauto, Basim. Sono uomini molto pericolosi. Anche io. Cittadini, vedete che i vostri figli portano avanti.
Una nota per l'invio delle spedizioni in un luogo a sud, lungo il fiume Tigri. Facciamo il nostro lavoro e non ce ne metti. L'ammiraglio Nadir teme che il suo prototipo di nave possa prendere fuoco. Ma chi? Una lettera di Almar Khwar a proposito di spedizioni mancanti per i mercenari anatolici. L'ammiraglio era un ladro. Meno uno. Ora mi occuperò di Al-Rukh. La zona è in stato di allerta. Mi aspettano. Roseranno attaccati. Io sono il generale Jasur ibn Basil, eroe dell'esercito abbaside. È tutto a posto. Mi preoccupo per niente. Ah, sì, è così. Andrà tutto bene. Almar Khwar aveva domande sul passato del nostro amico. Era stato convocato a un incontro alla grande guarnigione. Meno due. Dovrei tornare da Fulad. Fermati, Ali. Ascoltiamo Basim. Hai avuto successo nel tuo incarico? I due ufficiali, Jasun e Nadir, sono morti. Hai trovato indizi per identificare Almar Khwar? Non proprio. Il generale Jasur era stato convocato da Almar Khwar alla grande guarnigione. Pare che avesse saputo del suo passato. L'ammiraglio Nadir doveva dare spiegazioni su spedizioni mancanti destinate ai soldati anatolici. Almar Khwar era contrariato. Dunque, Almar Khwar è alla grande guarnigione, dove gestisce le scorte per i mercenari anatolici. Mi viene in mente solo un ufficiale di alto rango, il condottiero Wasif al-Turki. Wasif? Tutto torna. Pochi altri avrebbero potuto catturare Beshi. Hanno preso Beshi? Non è mai tornato. Wasif è appena tornato da una missione per il califfo e si trova alla guarnigione. Se Beshi è in mano sua, lo troveremo lì. Allora ci andrò di persona. Wasif controlla mezza Baghdad. Se il nostro attacco andrà male, scatenerà una guerra che giungerà fino ad Alamut. Hai bisogno di Basim. Bene, attenderò Basim vicino alla guarnigione. Ma fai presto. Sono stanco di aspettare. Entra nella guarnigione e uccidi Wasif. Non deve fuggire. E dovrà sembrare che Ali sia il responsabile. Ne va della salvezza di Alamut. Sarà fatto. Ali, sei pronto? E tu chi saresti per dirmi cosa posso o non posso fare? Qui c'è in gioco ben più del tuo orgoglio, Wasif.
Non abbiamo molta scelta. Basta! La prossima volta scegli le tue parole con cura, governatore. Non tollererò altri insulti da parte vostra. Sono Wasif e il governatore, Muhammad ibn Abdallah ibn Tahir. Ha dato un ordine a Wasif. Il condottiero non l'ha presa bene. Il governatore di Baghdad non ha autorità sul condottiero. A meno che non sia anch'egli dell'ordine. Muhammad? Non ci credo. Non è solo governatore, è anche poeta e studioso. Quell'uomo ha spirito. Speravo di farne un alleato. Spero che tu abbia ragione. Wasif ci basta e avanza. Ora devo solo riuscire ad accedere alla guarnigione. Uno dei servi mi è fedele. Lo troverai vicino alla cucina da campo. Quando vedrà la tua fascia rossa, ti aiuterà. E tu cosa farai? Troverò Beshi e poi libererò gli altri ribelli rinchiusi nella prigione. Wasif lo lascio a te. Condottiero, ti fai scudo con la veste del califfo per rapire e uccidere a piacimento. Sei una piaga per questa terra. L'hai intrisa del sangue di tutti coloro che hai trucidato. Persone che volevano solo essere libere. Ma tu non volevi che lo fossero. Ti credi intoccabile, circondato dai tuoi fedeli soldati. Ma noi assalteremo la guarnigione. Libereremo Beshi. E il tuo regno di terrore avrà fine. Qui non riuscirò ad arrampicarmi. Qui non riuscirò ad arrampicarmi. Devo cercare da un'altra parte. Le mura di questa guarnigione sono inutili. Hai visto i buchi nelle mura della guarnigione? A che servono delle mura se sono piene di buchi? Quelle in costruzione? Ci sono guardie in ogni dove. Nessuno può entrare o uscire da lì senza essere visto. Forse troverò un accesso lungo il muro a nord. Darò un'occhiata. Forse posso passare da qui. Qui c'è un servo fedele ad Ali. Dovrei trovarlo dalle parti della cucina. Scommetto che la chiave è in quella stanza a caos. Da questa parte? Dove c'è? Sei l'uomo di Ali. Ho visto la tua fascia. Dobbiamo muoverci. Wasif è nell'area più interna. Ti farò passare da un ingresso laterale, ma non devono vederci insieme. Seguimi a distanza e resta nascosto. Ho capito. Dimmi quando sei pronto ad agire. Bene, andiamo. Dove c'è una chiave, c'è anche sospetti. Qualcosa da aprire. Resta nascosto. Cerca di restare nell'ombra. Hai sentito quelle urla? Sembravano degli spettri. Mi gira voce che la prigione sia infestata. Laggiù sta succedendo qualcosa di sbagliato. Mi ricorda la prigione della porta di Damasco. Ti risparmio i dettagli. Spero che sistemino le mura. Lo spero anch'io. Almeno le ronde saranno più corte. Finalmente. Questa porta ti conduce da Wasif. Ora devo andare. In riga e occhi aperti! Il condottiero sta arrivando e non tollererà alcun disordine!
Meglio. Non è pesante ed è ben bilanciata. Ma l'elsa è un po' stretta. Ora vediamo com'è la lama. Chi leva la spada contro di noi non è uno di noi. Ti sei scelto gli alleati sbagliati. Sarà Allah a giudicare, non tu. No! Ce n'è ancora. Servono scanalature più profonde. Quella carogna deve morire! Dobbiamo liberare gli altri. Poi potrai portare fuori i tuoi uomini. Io penserò a Wasif. Fuori? Non essere stupido. Questo è l'inizio perfetto. Ridurremo questo posto in macerie. I tuoi sono liberi. Ora devo trovare Wasif. C'è un braciere di segnalazione qui sopra. Accendilo e l'intera guarnigione si allarmerà. Le guardie verranno da questa parte. E io entrerò nella sua stanza quando sarà rimasto solo. D'accordo. Accenderò il fuoco. Non dimenticare il nostro accordo. Non lo dimenticherò.
Cosa facciamo? Siamo circondati! Fa silenzio! E scrivi questa nota. Alil l'eretico e i suoi ribelli hanno attaccato la guarnigione. Chiediamo rinforzi. Sigilla la lettera. Quando sfonderanno la porta, fuggi da qui e consegnala al califfo. A costo della vita! Sì, sì, Saidi! Freddo e pacato, anche con le spalle al muro. È certamente Almar Dukuar. Questa me l'ha fatta Talal per sbaglio. Eravamo nel bel mezzo di un'imboscata dei Greci. Non ci vorrà molto! Ecco dove sei! Attenzione! Sei così grasso! Debole! E tu sei rozzo e lento! Ti ucciderò lentamente con le mie mani! Dovrai essere molto più veloce allora! Il tuo amico guaiva come un cane quando l'ho infilzato! Tu invece che verso farai? Un grugnito, immagino! Morirai! Come? Ah, com'è possibile? Io non sono legato a una sedia, coda! Viene da un'aquila caduta dal cielo. Un simbolo di libertà. Una parola che tu non conosci. Né conoscerai mai. Oh, è questa la libertà. Eppure, non vedo una via d'uscita. Dovremmo farci strada per uscire. La rivoluzione ha inizio! Con me! Potrebbe finire male. Ora cadrà! Perché con me? Il loro condottiero è morto. Perché non muori? Sei? Aiutatemi! Ti vendevo! Lo brucerai! Ci siamo! Andiamocene da qui!
Seguimi! Stammi vicino! È questa la tua idea di libertà? Farsi largo per uscire da una guarnigione? Perché? Ehi, ti fanno paura gli scontri leali? No, ma preferisco un leale assassino. Spero che i tuoi uomini siano meglio dei soldati del condottiero. Non te ne sei ancora accorto? La battaglia è già quasi finita. La tua testa finirà. È fatta. Ci è mancato poco. No, era destino. No, altre guardie. Ti tengo. Lo basta. Batti da fuori! Merda! Fare così! Corpo? Tanto non mi sfugge di vedo! Lì! Tu combatti con furore! Vieni forse alla nostra causa più di quanto tu non ammetti! Ora ti vedo! Qui abbiamo finito. Usciremo da dove siamo entrati. Oh no, amico mio. Usciremo dall'ingresso principale. Non hai scampo. Io non credo che mi venga. È un buon giorno. Ti raggiungerò allo studio. La battaglia inizia! Saremo liberi o moriremo! Allah è grande! Allah è l'unico e solo! Allah è grande! Allah è l'unico e solo! Allah è grande! Allah è l'unico e solo! Devo tornare allo studio da Fulat. Se parli del gatto, il gatto arriverà. Ed eccolo qui. Va piano, fa piano, e il gatto non ti graffierà. Avete mantenuto la parola. Wasif è morto. E chiunque ne parli, parla di me. Mi dispiace per la morte di Pesci. Era un brav'uomo. Ma già si narra di lui in tutta Baghdad. Nella morte saprà liberare più schiavi che in vita. La libertà ha un prezzo. La sola domanda è se lo pagheremo. Beshi l'ha fatto fieramente. Ho molto da fare. Auguro la pace a tutti e due, ma sappiamo che non l'avrete. E nemmeno io. Temo che avesse ragione. La ribellione non si fermerà. Forse è giusto così. Le cose che dice. Alla guarnigione abbiamo visto Wasif discutere col governatore Muhammad ibn Tahir. Muhammad? Molto strano. Terrò gli occhi su di lui. A più tardi. Calma, Basim, sono qui. Basim, calmati. Non posso farli aspettare. Lo sanno, i tuoi compagni, che nel sonno il loro cacciatore è una preda? Se mi succedesse solo nel sonno, lo sopporterei. Ma dopo Ambar è ancora peggio. Ora mi perseguita quando uccido le mie prede. Le figure a palazzo, quelle mascherate. Ne ho uccise quattro.
L'ultima, la testa del serpente, li raggiungerà presto. Perché tagliarle la gola, invece di farla parlare? Cosa? E perché dovrei... Il djinn colpiva solo nel sonno. Non ti ha mai perseguitato fino a quando hai aperto quel forziere. Quelle persone mascherate avevano grande considerazione per l'oggetto che hai attivato. Forse possono darti delle risposte. Io do la caccia ai nemici, non spezzo il pane con loro. Io ho giurato, Nihal. Come puoi cacciare se la preda sei tu? Muoversi nel buio senza apprensione significa servire meglio la luce. Io trattengo la lama dalla carne degli innocenti, non dall'ordine degli antichi. Se non vuoi chiedere ai tuoi nemici, almeno chiedi ai tuoi amici che cosa cercavano nel forziere. E per quale motivo? I miei compagni mi attendono allo studio di Harbia. Libera la mente, Basim. Non c'è il tuo incarico. Questo furfante merita la prigione!